dovesse piacerti il video, metti un bel like. Il morale dei giocatori è davvero alle stelle dopo la bella vittoria all'esordio. E vorranno bissare quel successo per ritrovarsi a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Il modulo oggi è il 4-4-2, da verificare la posizione degli attaccanti. Eh sì, il tecnico ha deciso di affidarsi a una punta di peso e a una punta più mobile, che agirà presumibilmente alle spalle di quella centrale. Bruno Perez. Condogbia. Iago Falqué. Lo ferma, ma non controlla. Ci sono metri a disposizione. Continua il tiki-taka alla ricerca. Attenzione al tiro! Ottimo l'intervento del portiere. Palla in out, calcio d'angolo. Occhio al tiro. Si dispera, giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile, Pier. Giaccherini. Belotti. Occhio al suo movimento. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Koulibaly. Condogbia. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Buono il dai e vai. Buon possesso palla. Cercando spazi. Belotti. Contrasto riuscito. Belotti! Pallone sul palo. C'è spazio per andare. Sventa qui la minaccia. Palla che torna nuovamente in possesso agli avversari. Iago Falqué. Esce e recupera il pallone. Attenzione, c'è fuori gioco. C'è fuori gioco, il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Condogbia. Occhio, cerca l'area di rigore. Oh, Belotti! Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Grande giocata. Buon intervento difensivo. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Cerca la rete. Belotti. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Si avvicina all'area. Palla in area. C'è l'intervento di Pugno. Hanno messo il pallone in area, ma senza precisione. Occhio al cross. Buona lettura del difensore. Guadagna metri verso l'area. Buona la chiusura. Ottimo controllo. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Buono il recupero, possono ricominciare. Ci sono metri a disposizione. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Passaggio inguardabile, concessa dunque la rimessa laterale. Buono l'appoggio. C'è il lancio sulla fascia.
continuano a girare palla cercando il momento giusto. Può colpire da lì. Belotti, occhio al suo movimento. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Attenzione al cross, il recupero sul pallone. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Prova la botta, il portiere in presa sicura. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Buon possesso palla, caccia di spazi. L'uscita del portiere di pugno. Ha perso il pallone. Con Dobbia. Occhio, cerca l'area di rigore. Ottima chiusura difensiva. David Lopez. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Prova il cross. Si andrà avanti a giocare per altri 2 minuti. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. Bruno Perez. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Sostituzione in vista. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Sventa qui la minaccia. Iago Falchi. Belotti. Bravi qui a bloccare tutto. Attenzione all'errore del portiere. Prova. Tiro completamente fuori misura questo. Con Dobbia. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Buona l'intuizione. Grande parata. Colpisce di testa. E c'è la traversa. Efficace qui l'intervento del portiere. Bravo. Resta dunque sullo 0-0. Palla nuovamente in possesso. Bella la verticalizzazione. Cross che va a vuoto. Palla alla difesa. Prova ad andare. Sono avanti di un gol grazie a questa rete. Hanno sofferto tanto in questa partita, ma hanno comunque trovato il gol. Sì, non si sono affacciati molto spesso nell'area avversaria, ma non hanno sbagliato.
Riprende il gioco dopo la prima rete della partita in questo secondo tempo. Premia la corsa sulla fascia. Guadagna metri verso l'area. Cercano di aprire la difesa avversaria. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Ha perso il pallone. Palla recuperata dagli avversari. C'è spazio per andare. Attenzione, pericolo. Occhio alla botta. Una grandissima parata questa. Ci aspetta il calcio d'angolo. E il pallone se ne va via. Guadagna metri, cerca la rete. Credono ancora nella possibilità del pareggio. La grafica relativa alle conclusioni ci dimostra come la squadra che è sotto nel punteggio, in realtà, paradosso, è quella che ha tirato di più in porta. La differenza sta nella mira dei giocatori, però. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Arbitro che concede il vantaggio. Scelta giusta. Ha sbagliato il cross, favorendo l'intervento dei difensori. Belotti. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Un altro ottimo passaggio. Occhio al suo movimento. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. C'è un uomo a terra, potrebbe essere un problema muscolare. Occhio al cross. Ottimo intervento del difensore. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Iago Falque. Con doppiata. Buono l'appoggio. Ci sono metri a disposizione. C'è un buon anticipo. L'ipotesi rimonta che sembra allontanarsi sempre di più per i padroni di casa. I tifosi però non vogliono arrendersi. Stanno trascinando la squadra a quella che sarebbe una vera e propria impresa. Devono fare presto però. Direttore di gara non interviene qui. Lascia correre. Parte il cross, ci prova di testa, bravo il portiere a intervenire in tuffo. Tutto può succedere ancora in questi minuti finali, grande adrenalina in campo. Punta l'area, la mette in area, traversone, occhio di testa, il portiere in presa sicura. C'è spazio per andare. Punizione in un momento cruciale del match. Viene ammonito dunque per il precedente fallo prima del vantaggio, no Stefano? Sì, 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 non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. Arriva l'ammonizione, ha cercato di fare il furbo, di guadagnare metri. Arriva il giallo per lui.
poteva essere il pallone buono per il... pareggio. E questa è una grande occasione sprecata. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Provano con la forza della disperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Ha perso il pallone. Ottimo pallone filtrante. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Si chiude così, dunque, sull'1-0 questa gara. E con questo siamo...